Il turno chiamato corta è quello più estremo della cortissima. Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così è la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70 i dipendenti dei servizi di trasporto pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile. Camicie azzurre, pantaloni a zampa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli. Tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo di Storia sulla guida te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha provato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se sei puntuale finisci il turno in orario. L'azienda era roba fresca, giovane. Gli autisti avevano fatto un bel cambio e non c'erano più quelli del tramvai. Malgrado le rotelle di Verizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati. La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina. Portava in centro gli impiegati degli uffici e gli operai alla Casaralta, alla Casaralta. Non è un caso che la squadra del quartiere si chiamasse Boca, con il puntino fra Bo e Ca. Lo leggi come Boca Juniors, ma in realtà significa Bolognina Casaralta. Un giorno in via Marconi il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno, tutto di corsa, e chiede: questa va in stazione? Scopri poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno avevo il solito obiettivo di staccare il tour in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 alla linea 30, come al solito, scendevo da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: è scoppiata una bomba! Prima conta, 85 al definitivo, centinaia di feriti. Eppure la linea 30 alle 10 e mezza passò per viale Pietra Mellara, non sospettando nulla del genere. La stazione dei treni non era più una stazione dei treni, era una cosa, una roba senza senso o forma, polvere e macerie, gente ferita e grida, le ambulanze per prime, la polizia. Una bomba in stazione il 2 di agosto. Chi ci avrebbe mai pensato? Chi è stato? La P2 sicuramente lo Stato lo sa, Mambra c'era avanti per esempio, non lo sanno gli autisti dei taxi, non lo sanno gli autisti degli autobus tra cui il babbo, i dipendenti della ferrovia, i lavoratori della cigar, chi passava per caso, chi andava via, tornava, chi se ne stava nella sala d'aspetto della seconda classe, non lo so io nato nel 1985, non lo sai tu, non lo sa Max, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici, e non lo sanno ancora nemmeno l'autobus 37 con la G dei Belloni che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna, fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi dalla stazione fa ancora quel percorso.
per questa volta la vorrei dedicare a Max. E da 25 anni stabiliamo dei limiti. Grazie a tutti. Thank you.